Cecilia e Ignazio a Verissimo cambiano idea, non si sposano più. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo, nessun matrimonio all'orizzonte. Matrimonio e figli con Ignazio Moser, sembrava questo il progetto di Cecilia Rodriguez dopo la fine del Grande Fratello VIP. Con il passare dei mesi, però, qualcosa è cambiato. E a Verissimo la sorella di Belen ha smorzato gli entusiasmi, ribadendo che si sta ancora conoscendo con il figlio di Francesco Moser. Crisi in corso tra i due? Assolutamente no, anzi. Ignazio si è addirittura trasferito a casa di Cecilia a Milano, dando il via a una vera e propria convivenza. Cosa è successo dunque tra Cecilia e Ignazio? Niente di grave, i due vogliono solo viversi il loro rapporto come due fidanzati normali e non desiderano bruciare le tappe. Tempo al tempo, insomma. Soprattutto dopo che questa storia è nata sotto il segno delle polemiche e delle critiche. Le parole di Cecilia e Ignazio a Verissimo. Sposarmi non è tra i miei progetti, ha chiarito Cecilia Rodriguez a Silvia Toffanin. Ci piacerebbe fare una festa dell'amore, ha puntualizzato Ignazio Moser. E un figlio, invece? Per il momento ancora no. Lui ha 25 anni, io 27, che tempo ha precisato l'Argentina. E pensare che solo qualche mese fa era pronta a diventare mamma e ci stiamo ancora conoscendo. Aspettiamo qualche anno, mi voglio godere questa storia ancora come fidanzati, ha spiegato Cecilia. Nel frattempo sull'isola dei famosi Francesco Monte, ex fidanzato della Rodriguez, continua a piangere per la sudamericana. Dopo la prima puntata del reality show, l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un momento di sconforto riguardo a ciò che è accaduto alla storia d'amore più importante della sua vita. Francesco Moser benedice Cecilia e Ignazio. Intanto un altro Francesco, ovvero Moser Senior, è intervenuto a Verissimo per benedire la nuova relazione del figlio. All'inizio pensavo che una volta tornati a casa sarebbe tutto finito, invece, vedo che la cosa va avanti, ha fatto sapere il popolare ciclista.